e li usiamo con poco. Al biliardo 6 vince Monetti, al biliardo 1 per il regionale di terza categoria Sabatini Monetti. Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta dal Salone Fieristico di Morciano e oggi si svolgeranno le fasi finali del campionato interregionale singolo di prima, seconda e terza categoria. Oggi pomeriggio avremo in campo la seconda e terza categoria e la partita che seguiremo ora è quarti di finale della terza categoria tra Guidi Roberto che sta bocciando in questo momento e Gian Lorenzo Soldi, parziale in questo momento 14-0 per Guidi. Soldi intanto si è messo a punto vicino alla sponda inferiore. Le due sponde esterne per Guidi.
tocca il pallino e non so se è riuscito a prenderlo. Vediamo un po'. Soldi, controlla la situazione. Si prepara a tirare, quindi evidentemente punto bianco. Abbiamo sponda lunga, sponda corta, se arriva. Sì, è arrivato, quindi punto preso dal giocatore che fa parte del gruppo sportivo del Bar Incontro, mentre invece Roberto Guidi è del Bar Moderno. Figlio del titolare del Bar Moderno, oltretutto anche, nonché emerito giocatore. Vediamo queste due sponde esterne di Guidi. Però ragazzi, è rimasto punto dell'avversario e quindi si dovrà giocare anche l'ultima biglia, quindi sembra buona questa. Vediamo, ultima biglia per soldi. Ecco, punto già è suo. Dovrebbe esserci due biglie rosse in accosto, quindi i primi punti in questa partita per Gian Lorenzo Soldi. Vediamo se è buono il pallino, purtroppo per lui no, non l'ha posizionato bene, quindi nulla di fatto, non si può andare alla bocciata, andrà all'accosto. Parziali quindi 14 a 4. Non riesce Guidi a prendersi l'accosto, quindi dovrà tirare anche la seconda biglia. Riesce ad abbassare il pallino. In questa maniera, punto suo, c'è stata una grande affluenza di giocatori per questo campionato interregionale singolo. Per la terza categoria si sono formate, pensate, 22 batterie. Batterie per un totale di 176 giocatori, niente male direi. Sponda corta lunga per Guidi, va di prima sul pallino e si ferma tra pallino e rossa. Punto preso per lui, comunque ha lasciato un po' di spazio, lì Soldi ha possibilità e sembra buona, sì, sembra buona decisamente. Punto preso, bravo.
Diamo la brocca di prima per Guidi. Anche questa sembra buona, vediamo un po' dall'espressione del giocatore se loro che sono lì vicino sopra vedono molto meglio di me la situazione. Sembra bianco a vederlo da qua, però... riesce quindi soldi, una biglia dovrebbe esserci per lui, due punti, quindi dovrebbe salire a 6, vediamo, lo segnerà dopo la bocciata, infatti anche prima non ha segnato i punti. Fatto con la bocciata, si rimane quindi così, piazzare 14 a 6. Alza il pallino verso la sponda, Guidi. Dopo che Soldi aveva allontanato il biglio dell'avversario, Guidi si rimette in accosto. Vediamo di precisione se Soldi... mi sa che va dalla parte opposta però. Tocca la bianca e infatti deve giocarsi per l'ultima biglia qui. E questa è migliore, però mi sa che pian piano ha calato sempre verso l'esterno. E quindi nulla, è rimasto sempre punto bianco e due biglie da giocare ora per Guidi, la possibilità di farne 6 di accosto. Quindi sale a 20, parziale 20 a 6 per Guidi su Soldi. E ne fa 6 e quindi si porta 26, 26 a 20. Questo è buono, un buon punto per Guidi. Una biglia tagliata di brocca, però non va bene questa. Non va bene la direzione, passa dietro la bianca.
E questo passa dalla parte opposta, è un momento delicato per Soldi, questa mano di gioco. Le sue biglie finora non hanno avuto esito positivo, vediamo l'ultima. Si riesce a toccarlo leggermente, ecco, quella biglia bianca l'ha spostata. Per ora, appunto, l'ha preso. Vediamo le due sponde esterne di Guidi. Nulla di fatto, non arriva. Allora, può essere invece da sopra che sei arrivata, perché da qua c'era un'altra prospettiva, e infatti magari due punti e magari è bianco, e quindi 20-28 per Guidi che torna alla bocciata. Nulla di fatto, pallina che viaggia verticale su e giù senza colpo ferire, e quindi 28-6 rimane punteggio. Sposta il pallino, Guidi. Mi sa che il pallino spostandosi va vicino alla rossa e rimane sempre in accosto a quella lì. Eh sì. Prova stavolta con una biglia di taglio che dalla brocca vediamo spingerà un po' in giù la bianca, e punto preso per lui stavolta. Sì, tre biglie giocate da Guidi in questa mano di gioco, seconda invece ora per Soldi. Bravo. Vediamo, due sponde esterne a risalire. Bravo, sembra sia riuscito a prenderlo. E qui i soldi si prepara a tirare una biglia, certo, velocità, allarga tutto il gioco. E ragazzi, se riesce ad abbassare quella biglia bianca che vediamo sulla destra del pallino, però c'è quell'altra lassù che forse gli rende difficoltoso il tiro, vediamo un po' però. Deve trovare lo spazio.
Vediamo se riesce a prenderla e ad abbassarla. No, non riesce. No, sta a vedere che dona il punto. Ragazzi, dai, accipicchia. E vabbè, succede anche questo, ragazzi, succede. Passare dalla poter avere 10 punti a donare il punto all'avversario. Quindi 2 punti per Guidi che sale a 30 contro i 6 di Gian Lorenzo Soldi. Pallino però che non può essere bocciato, che di solito quando succede questo, di solito c'è sempre il filotto dell'avversario. Quando si commette un errore così, si viene castigati 2 volte. Stavolta, per fortuna, per Soldi è arrivata solamente una di punizione. Un controllo veloce. A lui sembra bianco, anche a me sinceramente sembra bianco, ma vediamo che l'occhio da qua è diverso come l'occhio da lì vicino. Infatti chiamiamo Armando, il prete. È rosso, ragazzi, è rosso, ma dai, vedete un po', il mio occhio da qui aveva un'idea sbagliata. Quindi, terza biglia per Guidi. Il pallino è stato spostato, ma secondo me è sempre rosso. Sì, sempre rosso. Quindi, ultima biglia per Guidi. E allarga tutto il gioco, spariscono le biglie bianche da vicino il pallino. Ora ha possibilità di metterne altre 2 lì vicino, farne 6. Oppure portando il pallino nella parte bassa del biliardo, provare di nuovo a farne 10. Ragazzi, in questo momento punto bianco. E questa è la sua ultima biglia. Decisione che non fu giusta, quindi alla bocciata ci torna Guidi. In 2 mani di gioco in cui Soldi ha avuto la possibilità di riprendersi e fare qualche punto per avvicinarsi all'avversario, ma nulla di fatto per lui. Non li ho fatto neanche per la bocciata di Guidi, quindi si rimane 32 a 6. Preso un buon punto qua, Guidi. Vediamo queste 2 sponde a risalire. Sposta la bianca. Ok, punto preso per Soldi.
Biglia Bianca di Guidi passa tra pallina e rossa, prosegue la sua corsa. Però sembra... Per me è rosso ancora. Sì, infatti Guidi si ripresenta al biliardo per tirare la sua quarta e ultima biglia. Sponda corta, sponda lunga. Vediamo se riesce a passare. Tocca la rossa, sicuramente un po' verso il pallino ci va e così è, punto preso per lui. Due biglie da giocare per Gian Lorenzo Soldi. Anche lui segue il tiro dell'avversario, allontana la biglia bianca. Due biglie dovrebbero essere, una sola? Ecco sì, se c'è il dubbio su quella vuol dire che una e possono essere due. Vediamo un po', chiamiamo l'arbitro. Solamente una biglia per Soldi, quindi si porta a 8 e vediamo la sua bocciata. E nulla di fatto, si rimane così, 32-8. Un attimo di pausa perché si è allontanato Guidi, ora torna. Eccolo, lo vedo arrivare di corsa dietro le transenne, tra un po' lo vedremo di nuovo davanti al biliardo. Eccolo qua. Risponde a risalire, disposizione di lato, pallino. Allontana la biglia dell'avversario, Soldi. Punto riconquistato.
Diciamo che toccando la biglia rossa ho avuto un po' di fortuna qui, guidi, perché alla fine il punto l'ha conquistato. Un bracco di seconda per soldi. È arrivata, sì. Qui tocca la propria biglia e poi alla fine, guardate un po', anche questa volta un po' aiutato dalla fortuna guidi, la sua biglia sposta la rossa, quindi punto bianco. E ultima biglia rossa ora per soldi. Ci va con una biglia di taglio di prima e rimane di lato, si ferma un po' distanziato dal pallino per appunto preso. Andiamo a queste due sponde a risalire di guidi. Un punto rosso, secondo me. Sì, una biglia rossa, quindi 2 punti. Sale a 10 soldi, 32 a 10 il parziale. Ne fa 2 e quindi si porta a 10. Più i 2 d'acconto che mancavano, 12. 32 a 12. Un buon punto questo di guidi. Porta via biglia dell'avversario, la sua però purtroppo per lui finisce nel castello. Ragazzi, e dona quindi 6 punti a guidi, quindi ne aveva 32, si dovrebbe essere portato a 38. 38-12. Conquistato il punto a caro prezzo, qui soldi. È arrivata, sì, punto preso. E qui porta via la rossa, ne prende il posto. Ultima biglia ora per soldi. I soldi abbassa il pallino. Può essere che sia rosso, ma comunque ne ha un'altra da giocare per l'avversario.
bassa la propria biglia, quindi una biglia sicuramente, 2 punti, 40 per Guidi che torna alla bocciata. Stavolta ne fa 4, quindi 44 a 12. Guidi comincia ad avere un vantaggio importante nei confronti di Soldi, che adesso deve proprio lavorare tanto per recuperare. Ha avuto quelle due mani di gioco in cui aveva la possibilità di fare tanti punti di accosto e invece ha bocciato l'avversario, e lì purtroppo gli è mancato lo spunto per riprendersi, perché poi se magari avesse bocciato lui avrebbe avuto possibilità, oltre all'accosto, di avere anche i punti della bocciata. Abbiamo 3, vince Stupinci a 3. Bravo Guidi, basso pallino, punto riconquistato. E bravo anche Soldi, si è messo bene qui appunto. Vediamo il tentativo di realizzo da parte di Soldi con quella bianca, nulla di fatto, avrà quindi l'accosto, 2 punti, sale a 14 Soldi e vediamo la sua bocciata. Forse qualcosa arriva così di traverso, intanto qualcosa la diabendata concede ai giocatori, 4 punti e quindi si porta a 18. Parziale 44 a 18. Un buon punto qui Soldi. E bravo Guidi, scalza via la rossa, rimangono le sue due bianche d'accosto. Eh sì, sembra che sì, preso. Ricordiamo che questa è una partita dei quarti di finale dell'interregionale singolo terza categoria. Giocano Gian Lorenzo Soldi contro Roberto Guidi. Parziale 44-18 a favore di Guidi.
L'ultima biglia questa per soldi. Sembra preso quel punto. Il pallino che è proprio vicino alla buca, se guidi lo fa cadere in buca, il punto è suo perché nel vicino alla brocca centrale c'è la sua biglia bianca. E in effetti accade proprio questa cosa. Il pallino ci sta, è bianco decisamente. Quindi 46 a 18 il parziale. E nulla di fatto, si rimane così. Si rimane 46 a 18. Non devo sfondare e salire per guidi e arriva bene, sì, punto preso per lui. Due sponde interne e bravo soldi, sposta pallina, punto suo. Tocca il pallino, ma secondo me lo manda verso la rossa. No, invece. Sì, è così. Lo manda verso la rossa, quindi è rimasto punto rosso e si deve giocare l'ultima biglia. Stavolta però si mette appunto con la biglia sopra. Pallino. Terminate le biglie, però, guidi. C'è un attimo di indecisione qui per soldi sul tiro da effettuare. Bravo, è riuscito a spostare la bianca, quindi punto è suo. Vediamo, queste due sponde a risalire, cosa succede? Ok, due biglie dovrebbero esserci. No, una sola mi sa addirittura. Se è una biglia sono, vuol dire che ha 20 punti. Vediamo la sua bocciata ora.
Fa 2 e quindi 22, 46 a 22. E ha appoggiato piano piano la biglia, il punto preso da parte di soldi. E quindi allontana la biglia dall'avversario, quindi punto bianco, siamo qua. Di chi è? Secondo soldi è punto suo, vediamo. Sembra un po' rosso, dice. Sì, è tutto rosso, conferma Guidi. Adesso non c'è dubbio, è tutto bianco. E appunto dai, riconquistato da soldi e ultima biglia, questa mano di gioco ce la guidi. Quella è quella più vicina, quella bianca, e quindi tornerà alla bocciata Roberto Guidi. Cinquanta punti per lui contro i 22 dell'avversario. E stavolta ne fa tutti, ragazzi, 12, 62, fanno scatto in avanti qui, Guidi, molto importante. Eh no, è rimasto sempre punto rosso, quindi devi tirare la terza biglia.
Vediamo con queste due sponde a risalire. Eh sì, stavolta scalza via la rossa. Punto riconquistato. Muove tutto, il pallino si alza, ma nel quadrante superiore trova la biglia bianca e quindi terza biglia per soldi. Che sia rimasto rosso. Riesce ad allontanare la bianca, una rossa dovrebbe esserci, la seconda non lo so, lo vedremo dopo la bocciata, perché i punti solitamente soldi non li segna e anche stavolta infatti non li segna, quindi lo vediamo dopo. Stavolta qualcosa c'è, 2. Abbiamo 5, vince Porca Rossa 1. 2. Quindi 28 punti per soldi contro i 62 dell'avversario. Rimasto punto bianco, terza biglia per soldi. Ok, stavolta punto preso. Quindi metto un ottimo punto qua. E bravo soldi, è proprio un punto che era difficile. Terminate le sue biglie rosse, ora ne ha 2 guidi.
Vediamo cosa tira l'effetto di guidi. Trasponde. Va di prima sulla rossa, la sposta, però è rimasto sempre punto rosso. Non riesce Guidi a riprendersi l'accosto, quindi avremo soldi alla bocciata. Purtroppo la bocciata non gli è di aiuto nel riprendere un po' questa partita, che sta prendendo veramente una china difficile per soldi, e lui è a 32 contro 62 dell'avversario, 30 punti da recuperare, sono tantissimi. Soprattutto mancano solo 8 punti all'avversario. È arrivata? Sì, sembra di sì. È rimasto secondo me punto rosso, sembra rosso. Purtroppo tocca l'altra biglia, la sua prende una traiettoria non voluta e quindi si deve giocare l'ultima biglia. Con questa dovrebbe essere riuscito, ma vediamo, due da giocare, soldi, la possibilità di riprendere un po'. Andando allargato il gioco, ha spostato il pallino verso destra, di conseguenza ora con l'altra biglia vediamo un attimo se ha possibilità di farne 6. Allora no, punta a farne 4 in sicurezza senza rischiare nulla, e può essere una decisione giusta, perché è già capitato in questa partita che purtroppo quello che sembrava già abbastanza fatto non lo era più. Quindi tolte le due biglie, ora si sta decidendo se ci sia anche la terza. Se ci fosse anche la terza, con 6 punti i soldi salirebbe a 38. Diventano tutti atleti quando passano davanti al telefono, si abbassa. Allora vediamo un attimino qua.
Nulla di fatto, non riesce a raccogliere nulla dalla pocciata verso i punti d'accosto, che erano 6, quindi tutte e tre le biglie 38, 62 a 38 il parziale. E Guidi si limita ad alzare il pallino a sponda, e quindi punto preso così per lui. Non riesce ad abbassare il pallino, che anzi torna indietro lungo la sponda, però forse il punto l'ha preso, eh? Soldi? Sì. È andata bene a soldi, perché la biglia bianca aveva viaggiato insieme a palline rossa, per l'ultimo istante si è allontanata un po', quindi punto rosso. E Guidi gioca bene, appunto, quindi punto preso per lui. Riesce a trascendere giù il pallino, a questo punto ne è uno da giocare, è materialmente impossibile che possa sbagliare Guidi, dai, e in effetti non gliela fa tirare, due punti per lui, 64, 64 a 38. E fa controllare il posizionamento del pallino, perché oggi più di una volta ho visto il pallino bruciato. No, questo va bene, si va con la bocciata. Due e due, quattro, e quindi si porta a 68. 68 a 34, il doppio esatto dei punti. No, a 38, scusate, 68 a 38, 30 punti di vantaggio. E via, scalza via la rossa, appunto conquistato da Guidi. Patrizia, la numero uno. Ma questa voce che avete sentito è di uno dei semifinalisti che tra un po' scenderanno in campo per la seconda categoria. Se non l'avete riconosciuto, ve lo dico io, Andrea Stupici, che è tra i semifinalisti che si è qualificato, che tra un po' vedremo in pista. E intanto qua punto bianco di Guidi e studio da parte di Gian Lorenzo Soldi. Tira una biglia d'effetto. Mamma mia, ci picchia. Purtroppo ha colpito lo specchio della buca e quindi la sua biglia prende una traiettoria inaspettata. Ci riprova, dai, un'altra biglia d'effetto. Roberto,
Non andava bene comunque neanche così. E qui finisce la partita, ragazzi. Abbiamo Roberto Guidi che va avanti nella manifestazione. E niente, ci rivedremo tra un po'. Roberto Guidi in semifinale. Guidi andrà in semifinale con Cancellieri, l'altra ve la faremo vedere tra poco. Ciao a tutti.